Saettature intorno allo scettro d'oro e pregava tutti gli Achei. Più degli altri, i due Atridi, ordinatori di popoli. Allora fra gli Achei, tutti gli altri acclamarono rispettare il sacerdote, accettare il riscatto splendido, ma non era d'accordo Agamennone Atride, che lo scacciava malamente, faceva una dura ingiunzione. Vecchio, che io non ti colga presso le navi Licurve, né ora ad indugiarvi, né poi a tornarvi di nuovo. Non ti sarebbe d'aiuto lo scettro, né la benda del Dio. Lei, io, non la libero. Dovrà prima invecchiare, nella mia casa, in Argo, lontano dalla patria, intenta al telaio e pronta al mio letto. Ma vattene, non mi irritare, fa di tornartene sano. Disse così. Il vecchio ebbe paura ed obbedì al comando. S'avviò in silenzio lungo la riva del mare sonoro e molto poi, venuto in disparte, il vecchio pregava: Apollo Signore, figlio di Leto dalla splendida chioma, prestami ascolto, Dio dall'arco d'argento che proteggi Crisa, esaudisci a me questa preghiera, che i Danai paghino le mie lacrime sotto i tuoi strali. Così diceva, pregando. Lo ascoltò Febo Apollo e scese giù dalle cime d'Olimpo adirato nel cuore, portando l'arco sulla spalla e la faretra tutta chiusa. Tintinnarono le frecce sulle spalle di lui.